Abbiamo risposto alle domande perché, dove e chi. Manca una domanda veramente importante nel campo del valore, che è cosa. Che cosa ci stiamo trasferendo? Questa domanda è rilevante in un sistema dove si trasmette del valore economico, mentre non è rilevante in un sistema come per esempio BitTorrent, che abbiamo citato prima, dove ci trasferiamo dei contenuti digitali. Se ci stiamo mandando dei film, non è importante quali film vengono messi nel sistema e quanti film vengono messi nel sistema. Chiunque di noi può depositare, fare upload di un numero indefinito di film e anzi ne beneficia tutta la rete potendo scaricare un numero maggiore di contenuti. Invece è molto importante in un sistema economico. Perché? Perché se in un sistema aperto, come si dice permissionless, cioè che non richiede nessun tipo di permesso per essere utilizzato, tutti cominciassero a poter inserire nel registro finanziario, nel registro contabile, una quantità indefinita di unità di base, ecco che tutti lo farebbero, chiaramente, perché tutti amano stampare soldi e diventare più ricchi, e il valore di questa unità di base andrebbe molto velocemente a decadere. Supponiamo che io ceda a un mio amico per pagarlo di un bene o di un servizio la mia password di Netflix. Il valore di questa password, in realtà, quando gliel'ho ceduta, è già immediatamente diminuito, perché ora siamo in due ad avere questa password. Se lui la passa a sua volta ad un suo amico, il valore diminuirà, fino a quando dopo una decina, una ventina, un centinaio di passaggi, questa password sarà così onnipresente in rete, sarà così diffusa da avere un valore praticamente nullo, fino a che questa password diventa pubblica e il suo valore quindi assolutamente nullo. Vediamo quindi che nel campo digitale produrre la scarsità è veramente difficile. L'informazione digitale non è scarsa, l'informazione digitale tende a essere sempre infinitamente riproducibile. Io ho un'informazione, te la passo, ora abbiamo due copie dell'informazione. Invece il valore non funziona così. Per essere scarso, il valore necessita sostanzialmente una non riproducibilità. Io devo poter dare qualcosa a te che tu devi non poter nuovamente riprodurre. Quindi abbiamo un registro contabile, ora abbiamo un metodo, la firma digitale, che ci permette di stabilire chi ha il diritto di muovere delle unità di valore, ma ci manca un metodo per stabilire chi può depositare in questo registro delle unità di valore. Insomma, che cosa ci stiamo trasferendo? La tecnologia che viene utilizzata per risolvere questo problema, anche questa precede l'invenzione di Bitcoin, in realtà anche questa risale agli anni 90, al 96, quando il dottor Adam Beck aveva un problema totalmente diverso dal problema dello scambio di valore, che era il problema dello spam sulle email. Sostanzialmente Adam Beck lavorava con delle controparti pseudonime o anonime, cioè che non avevano un'identità definita, e la sua domanda era: come faccio a evitare lo spam se non posso creare un whitelist, quindi un elenco di indirizzi permessi di chi può scrivermi, e un blacklist, ovvero un elenco di indirizzi che non possono scrivermi? La sua soluzione è stata quella di ideare la cosiddetta proof of work, prova di lavoro, ovvero un sistema matematico, anche questo derivato dalla crittografia, ma diverso dalla crittografia della chiave privata, della chiave pubblica e delle firme digitali, un sistema in cui sostanzialmente chiunque può verificare che una certa quantità di lavoro, lavoro informatico, quindi potenza di calcolo, è stata posta su un certo deposito di valore, oppure in quel caso su una certa email, in modo tale che tutti possano sì verificare, ma nessuno possa riprodurre quella stessa prova per altri tipi di affermazione. Così come la firma digitale ci permette di prendere un documento e di manipolare quel documento in modo tale da garantire che noi siamo in possesso di una certa chiave, in modo che tutti possano verificare che abbiamo la chiave anche senza avere quella chiave, la prova di lavoro invece ci permette di manipolare una certa dichiarazione, per esempio l'introduzione sul registro digitale di un certo numero di unità di valore, senza che nessuno possa riprodurre questa prova. Il modo tecnico in cui funziona la prova di lavoro è abbastanza semplice. Sostanzialmente esiste un'impronta crittografica deterministica e irreversibile che da un certo documento ci porta a una certa funzione chiamata hash, e questo hash è facile da verificare una volta che abbiamo il documento, ma non è facile, ovviamente, anzi non è possibile tornare indietro. Nel caso della prova di lavoro, quello che ci viene chiesto di fare per depositare dei bitcoin è: ogni volta che noi vogliamo depositare dei bitcoin, noi dobbiamo fare diversi tentativi aggiungendo alla nostra stringa di deposito anche un numero casuale, e dobbiamo cambiare questo numero fino a che l'impronta crittografica del nostro deposito, quindi l'hash, non è verificabilmente più piccola di un certo numero che si chiama difficoltà. Questa è la prova di lavoro. Vedremo che però da sola non basta per garantire una forma di denaro che sia effettivamente difficile da creare. La prova di lavoro, o proof of work, di per sé non garantisce
che l'offerta di questo denaro, di questo oro digitale, sia non elastica rispetto alla domanda. Abbiamo visto che l'oro ha una caratteristica molto importante: se la richiesta di oro da parte del mercato aumenta, quindi il prezzo aumenta, allora anche la produzione di oro nelle miniere aumenta, ma non aumenta allo stesso modo, perché ci sono dei costi fissi, c'è una lentezza nell'espandere le miniere, quindi esiste una inelasticità dell'offerta rispetto alla domanda. La prova di lavoro, in realtà, quando si parla semplicemente di usare un potere di calcolo di alcune macchine per dimostrare di aver speso questa potenza di calcolo, non ha questa caratteristica di inelasticità. Infatti la prova di lavoro ideata con Hashcash da Adam Beck negli anni 90 aveva le caratteristiche di essere sostanzialmente molto inflazionabile come forma di denaro, diciamo così, perché con l'aumentare delle performance dei computer, col miglioramento delle performance informatiche dei calcolatori, era possibile ogni mese che passa produrre sempre più prove di lavoro. Insomma, il lavoro diventa sempre meno costoso da produrre, il lavoro informatico di tentativi di risolvere un certo puzzle crittografico. Di conseguenza, quando Satoshi ha dovuto affrontare il problema della scarsità di Bitcoin e del costo di produzione di Bitcoin, ha preso sì l'idea di Hashcash, quindi la prova di lavoro. Per depositare dei Bitcoin sul registro devi dimostrare di avere speso della corrente elettrica e del potere macchina. Però ha aggiunto alcune particolarità, che sono sostanzialmente un algoritmo di aggiustamento automatico della difficoltà, ovvero più Bitcoin vengono depositati sul registro, quindi più potenza di calcolo viene utilizzata per fare questo deposito, più la difficoltà del puzzle che devo risolvere, e quindi il numero chiamato difficoltà sotto il quale devo stare quando trovo la soluzione al mio puzzle, diventa proibitivo, diventa difficile. La difficoltà sale all'aumentare della produzione. Questo fa sì che Bitcoin sia il primo caso di un asset con produzione quasi totalmente inelastica rispetto alla domanda. Che cosa vuol dire? Vuol dire che più Bitcoin viene richiesto dal mercato, più ne aumenta il valore, più aumenta l'incentivo per chi deve crearlo di crearlo effettivamente, ma la difficoltà aumenta subito dopo assieme a questo incentivo. Quindi il sistema di Bitcoin tende sempre a rendere più difficile la creazione di nuovi Bitcoin quando ci sono molte persone che concorrono per creare nuovi Bitcoin, e invece è più facile quando ci sono meno persone che concorrono, o comunque quando i mezzi tecnologici sono meno sviluppati. Questo vuol dire che se molti dei minatori, così Satoshi Nakamoto ha chiamato coloro che si mettono a depositare nuovi Bitcoin procurando, creando questa prova di lavoro che può essere verificata da tutti, se nuovi minatori arrivano a minare Bitcoin con macchine sempre più potenti, la difficoltà sale e quindi diventa più difficile produrre Bitcoin. Se meno minatori continuano a estrarre Bitcoin, quindi se si spengono macchine o se le macchine diventano per qualche ragione meno potenti, la difficoltà automaticamente scende, mantenendo sempre la produzione in equilibrio attorno a una cifra prestabilita. Questa cifra prestabilita sono sostanzialmente 50 Bitcoin ogni 10 minuti, cioè una sorta di cronologia dentro i blocchi Bitcoin che garantisce che se vengono prodotti più Bitcoin che 50 ogni 10 minuti, la difficoltà sale, se invece ne vengono prodotti meno, la difficoltà scende. Ma questo numero 50 anch'esso non è fissato, ma addirittura viene dimezzato ogni circa 4 anni per creare un numero totale di Bitcoin che, per le caratteristiche di questa serie matematica, tende a decrescere nel tempo. Per i primi 4 anni vengono prodotti 50 Bitcoin ogni 10 minuti, per i successivi 4 anni soltanto 25, per i successivi solo 12,5, poi 7,25 e così via, approssimando sempre di più un numero vicino allo zero, e quindi approssimando un numero totale che si avvicina sempre di più, senza mai poterlo raggiungere, ai famosi 21 milioni di unità. Ovviamente quando diciamo 21 milioni non intendiamo dire 21 milioni di unità minime. Bitcoin in realtà è divisibile fino all'ottava cifra decimale, quindi non è necessario spendere Bitcoin interi. La divisibilità di Bitcoin è estrema. Noi possiamo spendere un 100 milionesimo di Bitcoin. Questo è anche il motivo per cui se una economia enorme viaggiasse su Bitcoin, un Bitcoin varrebbe moltissimo, ma noi ci potremmo scambiare semplicemente delle piccolissime frazioni di esso.